Appuntamento con la politica, con la politica locale, la politica dei territori. Amiche ed amici di Cities News 24, siamo a Saviano, casa comunale, e a favore di telecamera abbiamo il primo cittadino di Saviano, l'avvocato Vincenzo Simonelli, che ringraziamo per la sua disponibilità a questo incontro su Saviano. Buongiorno, buongiorno sindaco. Buongiorno a lei, grazie, grazie per l'intervento. Allora, sindaco, all'incirca un anno e sette mesi fa Saviano scelse lei come nuovo sindaco, dopo, diciamo, un periodo anche particolarmente buio in seguito alla scomparsa dell'ex primo cittadino, il dottor Carmine Sommese. Bene, riguardo questo primo anno e sette mesi della sua amministrazione, possiamo fare un primo bilancio? Certo, certo. È doveroso da parte mia a questo punto rinnovare un ricordo al dottore Sommese. Il dottore Sommese ha guidato questo paese in una maniera degna. Purtroppo c'è stata il Covid che ha determinato la sua fine. E il Covid, che ancora oggi, diciamo, è ancora presente, che ha caratterizzato molto la prima fase della nostra amministrazione. Il bilancio ad oggi è un bilancio che io ritengo possa essere definito soddisfacente. Certo, scontiamo ancora qualche ritardo, ma bisogna tenere a mente che siamo partiti in un periodo proprio di grave emergenza epidemiologica. Ne stiamo, pare, venendo fuori, ma la cosa non possiamo ancora dirlo con certezza. In questo primissimo periodo della nostra amministrazione, nonostante le varie difficoltà, ci siamo molto occupati di problemi quotidiani, di problemi giornalieri, e siamo intervenuti su varie cose che ritengo debbano essere messi in evidenza. Abbiamo subito attratto al patrimonio comunale dei beni che, pur facendo parte di proprietà del comune, erano non proprio adibiti a beni comunali. Abbiamo infatti reso possibile l'utilizzo del parcheggio che sta presso la stazione Circumvesuviana. Abbiamo attratto al patrimonio comunale il parcheggio di via Miccoli, lo abbiamo dotato di illuminazione. Abbiamo, come primo atto ricordo, reso usufruibile la palestra annessa alla scuola media Antonio Ciccone, che era una palestra ai limiti proprio della decenza, per come ci è stata consegnata. La settimana scorsa c'è avuto addirittura un incontro di un campionato italiano. Quindi voglio dire, ci siamo attrezzati, abbiamo fatto varie attività. Una cosa che mi piace sottolineare, perché a Saviano se ne parlava da circa un ventennio, però non veniva mai resa possibile la cosa: abbiamo attratto al patrimonio comunale il giardino di Palazzo Allocca, che è un qualcosa che noi speriamo di rendere poi usufruibile con degli interventi appropriati alla cittadina. Abbiamo pavimentato lo spazio antistante il cimitero capoluogo. Sembrano delle banalità, ma sono interventi che danno il senso dell'impegno che abbiamo posto in questo anno e mezzo di amministrazione. Abbiamo rimodellato il campetto di via Crocelle. Si è parlato in Saviano, ci sono state, a tutela proprio del grosso impegno che noi stiamo ponendo verso il settore ambiente, a Saviano ci sono state delle demolizioni, quasi nessuno ne parla di queste cose, eppure ci sono state le demolizioni su sollecitazione della stessa Procura della Repubblica, proprio per garantire la salvaguardia dell'ambiente stesso. E non bisogna dimenticare che recentemente in un Consiglio Comunale ultimo sono state adottate delle delibere di Consiglio Comunale che vanno contro la cementificazione selvaggia, di cui questo territorio purtroppo è stato vittima negli anni passati. Certo, c'è ancora molto da fare, c'è parecchio da fare, forse sì, stiamo pagando una certa lentezza, ma non bisogna dimenticare che abbiamo una pianta organica, così come un poco tutti quanti i comuni d'Italia, soprattutto i comuni del sud Italia, molto molto sottodimensionati. E anche sotto questo aspetto noi siamo intervenuti. Abbiamo fatto, attraverso lo scorrimento delle graduatorie, delle assunzioni, continueremo su questa strada, perché nel momento in cui riusciremo ad organizzare bene la macchina amministrativa, sono convinto che i risultati non solo arriveranno, ma arriveranno in tempi più celeri rispetto al tempo che abbiamo
di cui abbiamo usufruito fino a questo momento. Molto bene, Sindaco. Continuiamo ancora i nostri argomenti da mettere sul tavolo e parliamo un attimo del carnevale estivo. E ultimamente dai social network, ripreso poi anche da alcune testate, è venuta fuori l'amarezza e una polemica nei confronti della politica e della sua amministrazione da parte delle fondazioni e dei comitati per un presunto annullamento della kermesse estiva a poco meno di 3 giorni dalla manifestazione. E di conseguenza le fondazioni e i comitati hanno annunciato anche la probabile defezione, quasi per protesta, per settembre della kermesse. Insomma, un gran polverone alimentato e amplificato anche con grandi polemiche sui social, con veementi accuse nei suoi confronti. E allora, Sindaco, facciamo chiarezza, cosa ci può dire in merito? Ma la delusione e l'amarezza riguarda innanzitutto noi stessi, anche noi siamo come dire, amareggiati per quanto è successo, ma per una serie di motivi. Intanto bisogna essere onesti e bisogna dire le cose per come sono e non alimentare delle notizie non vere, anche perché poi la verità viene sempre a galla. Intanto la kermesse estiva non è stata annullata, il carnevale non è stato annullato. C'è stato un rinvio della kermesse estiva, rinvio dovuto ad una molteplicità di fattori che poi inevitabilmente si scontano degli errori, è vero, e evidentemente anche la parte politica ha commesso qualche errore, ma da qui a dire che non c'è attenzione per il carnevale, da qui a dire che è stato annullato il carnevale, ce ne vuole molto. Intanto l'attenzione per il carnevale è enorme per quanto riguarda la nostra amministrazione. Da 40 anni viene svolto il carnevale a Saviano. Oggi si parla con dati di fatto, perché abbiamo pronto lo statuto che ci accingiamo poi a passare all'esame della Fondazione Associazione Carnevale e dei comitati, e siamo pronti poi, dopo averlo esaminato tutti quanti insieme, a portarlo in Consiglio Comunale. Quindi noi veramente ci stiamo adoperando per dare una regolamentazione seria, giuridica e definitiva alla manifestazione del carnevale, che rappresenta il nostro fiore all'occhiello della di Saviano. La kermesse estiva è stata soltanto rinviata perché c'è stato anche delle novità che hanno riguardato la città metropolitana. Saviano ha avuto in dotazione questo contributo già dalla vecchia amministrazione, contributo purtroppo che non è stato possibile spendere, diciamo, perché è intervenuto il Covid. A un certo punto ci era stato detto che noi avremmo dovuto fare in modo che i soldi, il contributo stesso, dovesse essere speso entro il 30 di giugno. Ci siamo adoperati affinché si riuscisse a fare il tutto nei termini che c'erano stati prefissati dalla città metropolitana. A un certo punto la stessa città metropolitana ci dà una comunicazione e ci dice che quelle somme potevano essere si potevano usufruire quelle somme entro il 30 aprile, quindi differendo il termine ultimo al 30 ottobre 2021. Lei sa meglio di me che per fare delle procedure di carattere amministrativo, c'è una burocrazia esasperata, per fare degli affidamenti, per fare delle gare, c'è bisogno di tempo, bisogna rispettare delle norme che sono particolarmente rigide nella loro articolazione. Allora abbiamo ritenuto, per evitare poi di incorrere in qualche errore molto grave, ben più grave di quello che poteva essere un semplice rinvio, abbiamo ritenuto opportuno rinviare in modo che tutte quante le procedure potessero avere un iter normativo in linea con quella che è la legge. Questo è tutto. Che poi magari ci è stata una comunicazione in ritardo ai comitati, di questo ne faccio ammenda alla politica savianese, ma diciamo che il tutto parte da una comunicazione un po' in ritardo che ci è pervenuta dalla stessa città metropolitana. Ora io mi affido al senso di responsabilità della Fondazione Associazione Carnevale, al senso di responsabilità dei comitati stessi. Noi in questo caso dobbiamo ognuno assumerci le proprie responsabilità. Io sono pronto come sindaco a riconoscere le responsabilità della politica, però non dobbiamo agire contro qualcuno.
qualcosa, noi dobbiamo agire tutti quanti per fare un qualcosa. Allora io mi aspetto che a settembre tutti quanti insieme riusciremo a vivere 2 giorni di ripresa di questa kermesse estiva, che debba essere anche da antipasto a quello che poi sarà il carnevale vero che ci sarà nel 2023. Io confido molto sul senso di responsabilità dei comitati, degli amici della fondazione, e confido molto perché tutti quanti insieme, lavorando sinergicamente, portiamo in alto il nome di Saviano e il nome del carnevale. Molto bene, Sindaco. Passiamo da un valore importante come il Carnevale di Saviano ad un altro valore altrettanto importante, la passione calcistica della comunità di Saviano. E lei, da esperto e appassionato direttore sportivo del Saviano Calcio, conosce perfettamente le annose problematiche dello stadio Peppino Pierro. Però nel mese di aprile 2022, se non vado errato, annunciò il via libera da parte della giunta comunale al progetto di riqualificazione dello stadio, tanto atteso dalla cittadinanza, e dunque finalmente, insomma, uno stadio, un impianto degno della storia calcistica di Saviano. Ecco, e alla luce di questo, come procede il progetto di adeguamento della struttura? Noi, lei ha parlato di esperti. Io più che esperto sono un grosso appassionato di calcio, è la mia passione fin da piccolo. Abbiamo ereditato uno stadio obiettivamente non in linea con quelli che sono i tempi moderni, i tempi attuali, i tempi contemporanei. E quindi ci siamo subito adoperati per fare in modo che anche Saviano potesse avere uno stadio all'altezza della situazione, un campo sportivo all'altezza della situazione. Ci siamo adoperati, siamo riusciti ad avere un finanziamento da parte dell'Istituto Credito Sportivo e ci siamo quindi subito adoperati per portare avanti la procedura. Ad aprile scorso abbiamo in giunta, la giunta municipale ha approvato il progetto esecutivo. Ora si sta predisponendo il disciplinare di gara per andare in gara e per cominciare i lavori. Io mi auguro che i lavori possano essere iniziati in tempi brevissimi, in modo da poter fare sì che per la fine del prossimo campionato, che inizierà a settembre, noi avremo il manto erboso realizzato e tutte quante le opere relative al campo sportivo, tutte quante realizzate, per fare in modo che anche Saviano possa avere un impianto sportivo degno della nostra stessa cittadina. Anche qui stiamo scontando purtroppo la penuria di dipendenti comunali. Un ufficio tecnico piuttosto esiguo come numero di dipendenti non riesce a stare dietro con una certa velocità a tutte quante le iniziative che abbiamo messo in campo. Che io, insieme al campo sportivo, mi piace ricordare che abbiamo in campo il bando di gara per la realizzazione della piazzetta 11 agosto, quindi proprio ai piedi del comune stesso. Certo, avremmo potuto fare tutto in una maniera più veloce, in una maniera più rapida. Non ci siamo riusciti. Come dicevo precedentemente, scontiamo una certa lentezza nelle procedure, lentezze dovute alla carenza di personale, lentezze dovute ad una burocratizzazione eccessiva che tende più a bloccare che non ad accelerare le cose. Però ci riusciremo, un poco alla volta ci riusciremo, e sono convinto che il campo sportivo sarà un fiore all'occhiello di questa cittadina, perché ci stiamo lavorando molto e credo, presumo, i tecnici ai quali si stanno occupando della problematica sono dei tecnici che sapranno dare il giusto risultato a Saviano. Bene, Sindaco, accendiamo un focus sull'inquinamento atmosferico. I dati sulle terribili polveri sottili a Saviano sono allineati a quelli che si riscontrano a San Vitaliano e in genere nell'Agro Nolano. Senza dubbio, diciamo, un'allarmante criticità che desta non poche preoccupazioni per le pericolose ripercussioni sulla salute di tutti. Cosa pensa del problema e soprattutto quali a suo avviso le strategie da adottare quantomeno per mitigare la problematica? Ed è un problema serio che si innesta nell'ambito della problematica ambientale che riguarda non soltanto le polveri sottili ma tutta una serie di problemi collegati a queste.
soprattutto poi la nostra zona, la zona dell'Agro Nolano, come Capo San Vitaliano, eccetera, vive dei momenti di estrema difficoltà. Noi su queste problematiche, nei limiti delle nostre possibilità, cerchiamo di essere presenti fin dall'inizio. Non è un caso, ricordo a tutti quanti i miei concittadini, che nell'inverno scorso, mi pare, Saviano, una fabbrica tessile di Saviano è stata la vittima di un incendio piuttosto importante, tant'è che ci sono voluti più giorni per domare le fiamme, e noi ci attrezzammo subito con l'intervento dell'ARPAC, di una centralina apposita, per esaminare la qualità dell'aria stessa. Cosa che abbiamo fatto anche recentemente. Saviano è posizionato una centralina dell'ARPAC ed è a giorni dovremmo avere poi risultati definitivi sul monitoraggio dell'aria stessa. La cosa confortante che posso dire che il monitoraggio che è stato effettuato a metà percorso, quindi circa una quindicina di giorni fa, non destava preoccupazioni circa la qualità dell'aria, ma ora vedremo i dati definitivi. Se i dati definitivi non dovessero essere in linea con quelli che sono i coefficienti normativi, coefficienti normali, chiaramente dovremmo assumere delle iniziative. Poi studieremo al momento anche con tecnici esperti del settore se e quale iniziativa eventualmente intraprendere. Diciamo anche che ultimamente la natura stessa non è che ci abbia dato una mano, perché non piove da mesi e la cosa certamente non favorisce una migliore qualità dell'aria. Aspettiamo di conoscere nei prossimi giorni i risultati definitivi di questo monitoraggio che si sta verificando su Saviano, dopodiché, se è necessario, adotteremo le soluzioni necessarie per eventualmente superare la problematica. Intanto soffermiamoci sui fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A quanto pare, Sindaco, Saviano è uno dei pochissimi comuni a non aver usufruito di tali fondi. Sembra che siano naufragati due progetti non opportunamente formulati. Cosa ci può dire in merito? Allora, anche qui c'è da fare qualche precisazione, perché bisogna avere la capacità di dire le cose per come sono, le verità. Se poi si vuole sparare nel mucchio, si vuole semplicemente buttare fango su chi sta operando e sta operando con dignità, e allora lo si capisce, ma il fango resta nelle mani di chi lo vuole, di chi lo vuole buttare, di chi vuole infangare gli altri, anche perché poi le verità vengono sempre a galla. Io, prima ancora di parlare dei progetti come lei, che lei ha definito naufragati, ma non è un termine esatto, poi vi spiego perché, desidero fare una precisazione importante che riguarda un po' la politica a carattere generale. Io mi auguro che non sia così. Ho il timore che alla fine di questa ondata di PNRR noi comuni del sud Italia ne potremmo uscire ancora una volta ridimensionati rispetto alla politica generale, alla politica nazionale, e le spiego il perché. Perché molto spesso si sente dire che tanti fondi comunitari per il passato e oggi fondi del PNRR che vengono concessi ai comuni italiani, parecchi di questi fondi non vengono utilizzati nella loro totalità e vengono, come dire, rimandati indietro, soprattutto nei paesi del sud. Però io chiederei alla politica centrale o a chi di dovere, nel momento in cui ci sono tanti comuni, soprattutto nel sud Italia, sottodimensionati e non si dà la possibilità nella giusta maniera di rendere le piante organiche in linea con quelle che sono le reali esigenze dei territori, non si può poi pensare che le progettualità, i progetti, i lavori vengano fatti tutti nei tempi dovuti. Perché in riferimento al PNRR, lei sa meglio di me che i fondi che eventualmente arriveranno ai singoli comuni dovranno essere utilizzati e spesi entro un periodo limitato di tempo. Allora io mi chiedo, ma se non vi sono le strutture basi per poter fare le progettualità, per poter fare i lavori, come si può pensare poi di spendere tutto in un periodo limitato di tempo? Questa sarebbe una domanda importante da fare a chi sta più in alto degli enti locali. Allora, detto ciò, diciamo, affrontiamo il problema salienese. Non è esatto dire che i progetti sono naufragati, non è esatto dire che i progetti erano sbagliati, non è esatto dire che i tecnici che hanno operato quel progetto avrebbero sbagliato i progetti. La verità è una: noi abbiamo presentato una serie di progetti ritenendo che l'oggetto del
progetti che noi abbiamo presentato, dopo aver avuto varie sollecitazioni anche con gli organi preposti, potessero rientrare nella tipologia di progetti che si andavano a sostenere, diciamo, a finanziare. Dopo vi è stata una inversione di tendenza, si è ritenuto per quella tranche di fondi di privilegiare dei progetti che avevano finalità diverse rispetto a quelle presentate dal comune di Saviano e da altri comuni pure dell'agro nolano, perché non è vero che solo Saviano è stato escluso da quei finanziamenti. E quindi Saviano è rimasta fuori insieme ad altri progetti, ma non perché i progetti erano sbagliati, ma perché i progetti avevano finalità diverse rispetto alle progettualità che poi il potere centrale ha inteso finanziare. I progetti che noi abbiamo presentato, che non sono stati bocciati da un punto di vista tecnico, saranno ripresentati e saranno rimodulati e saranno molto probabilmente anche finanziati in un avvenire prossimo, perché noi di questo ci stiamo occupando con gli organi centrali e abbiamo avuto assicurazioni in tal senso. Certo, per il momento sono parole, poi vedremo se riusciremo ad avere i finanziamenti anche per quella tipologia di progetti o resteremo definitivamente fuori. Però ciò che è importante è far passare ai cittadini e dire le cose per come sono, dire le verità e non dire cose approssimative avendo la pretesa di dire la verità, perché delle due l'una: o si è ignorante, allora si ignorano le cose e si dicono bugie, o si è in malafede, non c'è una terza strada. Molto bene, fatto chiarezza su questo punto, arriviamo alla fine di questo nostro interessante incontro, Sindaco. E tra progetti da portare a termine e traguardi da proseguire, alla luce anche di un periodo così complicato e difficile sia per l'Italia e in generale per l'Europa e per il mondo, ecco, lei come vede il futuro della sua città? Io mi sforzo e voglio vederlo roseo. Noi ci siamo messi in campo per cercare di dare un indirizzo nuovo alla cittadina di Saviano, alla città di Saviano. Si è parlato molto di cambiamento. Il cambiamento non deve essere inteso come cambiamento nel senso che prima magari per sostituire una lampada della pubblica illuminazione occorrevano 3 giorni e oggi magari si impiega 1 giorno. O per otturare una buca che nasce sulla strada, prima magari ci voleva 1 settimana e oggi nello spazio di 4-5 giorni si riesce a fare. No, il cambiamento è anche questo, il cambiamento deve essere soprattutto un cambiamento di ordine culturale, un modo diverso di approcciarsi alle cose, alla problematica, alla soluzione delle cose e una vicinanza maggiore con la cittadinanza. Certo, noi viviamo tempi difficili, la pandemia. Non ancora abbiamo la certezza che sia completamente passata, che sia completamente alle nostre spalle, anzi negli ultimi giorni i casi stanno aumentando. Non abbiamo la sfera di cristallo per poter dire cosa ci riserverà il futuro da qui a 6 mesi, da qui a 1 anno. Noi possiamo soltanto garantire il massimo impegno, il massimo lavoro, cosa che stiamo facendo tutti, a partire da me, a partire dai consiglieri comunali che mi affiancano, dagli assessori, dagli impiegati del comune. L'impegno è massimo, i risultati speriamo che possano venire. Io ricordo che all'inizio di quest'anno dissi che noi nel 2022 avremmo dovuto mettere mano ad alcune cose fondamentali. Parlai del campo sportivo e si sta predisponendo il disciplinare. Parlai della piazzetta 11 agosto e siamo a momenti per poter fare il bando di gara. Parlai della pubblica illuminazione e del project financing della pubblica illuminazione e mi risulta che praticamente debba essere nominata la commissione perché è stata una gara poi affidata alla CUC. Parlai ancora del piano traffico e sul piano traffico devo dire stiamo avendo confronti, come dire, mensili con l'incaricato, il professore Capallo, che poi è un nome che noi abbiamo voluto prendere in considerazione essendo stato indicato dalla vecchia amministrazione, anche perché noi crediamo molto nel principio della continuità dell'azione amministrativa e quindi laddove abbiamo ritenuto che potevamo continuare l'opera che era stata iniziata dai precedenti amministratori l'abbiamo fatto. Il piano traffico è uno di questi, è vero che loro non avevano formalizzato
un incarico per iscritto al professore Capaldo, però avevano avuto vari contatti con il professore e noi abbiamo inteso continuare su questa strada. Il piano traffico a step partirà qualche altra cosa, si sta avendo qualche difficoltà perché il grosso del traffico si posiziona su Corso Italia e il professore sta cercando di studiare delle valide alternative. Pure io immaginavo tempi inferiori per la soluzione del problema. Evidentemente ci sono delle difficoltà che non vanno sottaciute, anzi bisogna dirle, bisogna esporle, ma prima o poi ne verremo a capo. E parlai anche della possibilità, erano 5 gli obiettivi di questo 2022, parlai anche della possibilità di un utilizzo migliore dello spazio di Via Miccoli, antistante la scuola, l'istituto scolastico, da adibire a parcheggio. Io credo che noi entro la fine dell'anno, inizio 2023, riusciremo a realizzare le 5 cose che erano gli obiettivi di questa annata. Poi c'è tanto altro da fare, bisogna un poco verificare con le piogge abbondanti che prima o poi ci saranno, se siamo stati bravi a mitigare un poco il fenomeno gravoso degli allagamenti che angustia Saviano da oltre 20 anni. Vedremo alla prova dei fatti se qualche leggero miglioramento ci sarà stato o bisognerà fare ancora degli interventi più radicali rispetto a quelli che noi ultimamente abbiamo cercato di porre in essere. Certo, il problema degli allagamenti poi è un problema che riguarda tutto quanto il resto. Non possiamo pensare a come sarà il nostro domani, possiamo soltanto impegnarci per fare in modo che il nostro domani possa essere un domani migliore rispetto all'oggi, però non possiamo dire come effettivamente sarà. Da parte mia, da parte dei miei consiglieri comunali, da parte degli assessori e da parte degli impiegati sono certo di poter dire che l'impegno sarà massimo. I risultati li vedremo. Noi abbiamo chiesto dall'inizio di essere giudicati nel lungo periodo, alla fine della nostra attività amministrativa. Se saremmo stati bravi, avremmo anche la fortuna magari eventualmente di essere premiati, altrimenti giustamente, come deve avvenire in democrazia, saranno altri poi ad essere premiati e noi saremmo messi da parte perché magari non avremmo adempiuto bene il nostro compito amministrativo. Ce ne faremmo una ragione.